Eccoci qui, buongiorno, buona domenica, 5 minuti dopo le 6 del mattino, 25 ottobre, comincia una nuova puntata di Non Stop News, subito a Roma Luigi Santarelli, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno, allora sono le 6 e 6 minuti e non le 7 e 6 minuti, avete portato le lancette un'ora indietro, è tornata l'ora solare. Tra l'altro, ma confessatelo, io non l'ho mai capito. Sì. Ho 21 anni, quindi sono 21 anni che non capisco ancora se con l'ora solare le lancette vanno indietro o avanti. No, tu devi fare quello che ti dicono alla radio la mattina il giorno prima. Tu fai così che vai sicuro. Va bene. Fai così. Ieri mattina ho ascoltato Non Stop News, voi due, che mi avete detto mettete le lancette indietro. Io ho fatto così. Bravo, bravissimo. Però questa mattina ti sei svegliato allo stesso un'ora prima? No. A me succede sempre. E stamattina, no. Sì. A me mai. Cioè l'ora che avrei dovuto dormire in più. Oh, che bello, dormiamo un'ora in più. No. Io mi sono svegliata esattamente un'ora prima. Mi sono svegliato alle 2 e ho detto che bello. Insomma, invece di mancare così 2 ore alla sveglia, ne mancano 3, quindi ero più felice. 02 25 15 15 è il numero da fare per parlare con noi questa mattina fino alle 7 del mattino. Poi ci sono i messaggi 378 378 1025, i tweet @RTL1025, l'hashtag come sempre Non Stop News. Attenzione! Sì. 2 mesi a Natale, oggi è il 25. Okay, non ci eravate allora arrivati. Possiamo iniziare a tirare fuori l'albero. Sì. Tu scherzi, ma io ho già visto nella cantina dei miei girare delle pale di Natale, dell'albero. Allora facciamo una cosa. Io inizio a creare il gruppo WhatsApp per il cenone di Capodanno. Non si può. Sempre meglio portarsi avanti. Può. Buongiorno, buona sveglia, buona domenica anche alla nostra parte tecnica. A Roma, Pier Vincenzo Vitiello. A Milano, Leo Di Mauro, Roberto Bazzani alla Radiovisione. 02 25 15 15. Vi aspettiamo, telefoni aperti per voi. Emanuele, buongiorno. Benvenuto. Buongiorno, RTL 102.5 anche mia. Buongiorno Emanuele, benissimo. Da dove ci chiami e come segui RTL 102.5? Allora, io vi seguo in radio, vi seguo sempre a lavoro, in macchina, ovunque. Adesso stiamo in autostrada che siamo partiti da Abruzzo, Vasto. Non abbiamo capito da dove? Abruzzo, Vasto. Basto. Ah, okay. Ho unito i puntini, esatto. Perché si capiva abbastanza male. Oh, senti Emanuele, hai scaricato l'app di RTL 102.5 per ascoltarci ovunque? Sì, l'ho caricata ovunque. Bravo. L'hai messa vicino a quella di Immuni? L'hai messa vicino a quella di Immuni? Sì. Bravo, così. a tutto. L'essenziale, insomma, in questo periodo. Sì. Benissimo. Che fai oggi? Come sarà adesso, la tua domenica? Adesso sto andando a Perugia, che sto facendo una sorpresa alla mia ragazza, che studia lì, e quindi la passiamo là. Beh, ma quindi quanti anni avete, sia tu che la tua ragazza, più o meno? Allora, la mia ragazza è 19, io 23. Wow, ma la sorpresa è la tua presenza, cioè andare lì a trovarla? Sì, perché lei non sa nulla. Ah, bellissimo. Potresti anche non trovarla, Emanuele. Oppure potresti trovarla impegnata. La potresti trovare impegnata. Sai, lì a Perugia ci si organizza. No. Ma c'è un sacco di gente a Perugia, poi si sa, gli ambienti dell'università, guarda Emanuele, sono di un promiscuo che non ti dico. Siete veramente persi. Quando c'è amore. Ma senti, ma che cosa hai organizzato? Allora, innanzitutto ho due domande per te. La prima, sì. Hai cercato di così avere qualche informazione sui suoi programmi di oggi, nei giorni scorsi, ovviamente senza farti scoprire, e due, certo. arriverai là da solo, quindi il regalo sarai tu, o hai portato anche qualcosa, qualche sorpresa? Ho portato delle rose. Vedi. Bravissimo. Cose tipo? Delle rose con la R di Roma, non la C di Como. Va bene. Sapete che ho difficoltà. Hai ragione, con le consonanti soprattutto. Emanuele, come si chiama la tua ragazza? Lucia, dai, allora Emanuele e Lucia, vi auguro una splendida domenica. Si scopre che non sta dormendo per il cambio dell'ora. Si è già svegliata, ci sta seguendo, hai rovinato la sorpresa. Ma non è vero. Ciao Emanuele, andiamo da Francesco 0225 1515. Pronto? Buongiorno. Parola d'ordine? 102.5 anche mia. Bene. Grazie Francesco, ma stai correndo? Che stai facendo? Adesso sto prendendo fiato, sono andato a correre stamattina. Un orario comodo. Comodissimo per me che mi alzo tutti i giorni alle notti. Infatti il fuso orario non l'ho sentito proprio questa notte. Perché è la sveglia incorporata praticamente. Non riesce a dormire più alle di tanto. Due di notte. Quindi insomma è vero. Per chi lavora di notte è così. Ce lo confermano magari anche i nostri registi, mi sa, ogni tanto. Francesco, ti abbracciamo, ti auguriamo una buona domenica. Adesso, voglio dire, lo sforzo l'hai fatto, la corsa l'hai fatta, adesso riposati un po'.
Grazie, buon lavoro ragazzi. Un abbraccio, ciao. Allora, io intanto vorrei avere uno, la forza di Francesco che alle 6 del mattino di domenica è già andato a correre. Due, siccome ci è rimasta un po' così la storia di Emanuele che sta andando a trovare la fidanzata a Perugia, noi vogliamo un po' indagare, uh-huh, e quindi andiamo proprio a Perugia. Giampiero, buongiorno, benvenuto. Abbiamo un inviato speciale. Giampiero, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Giampiero, fai presto, che arriva Emanuele tra poco. Scappa, vabbè, via, lascia in pace Lucia. Lasciala stare. Niente. No, ti prendiamo in giro, Giampiero. Noi parlavamo con Emanuele, lui, sì, Giampiero era impegnato a fare lo 02 25 15 15, per non trovare occupato. Come stai? Buongiorno. Buongiorno. Io è anche mia, io chiamo da Brindisi. Ma allora, non era Perugia, cosa ci stai dicendo? Ma cosa ti viene in mente? Vabbè, ma tu ci sei stato almeno una volta nella vita però a Perugia? No, forse avete confuso, perché quando ho risposto io che sono da Brindisi, quindi... Ah, vabbè, cioè della serie, scusa, io non ho sbagliato, semmai. Ha sbagliato Luigi, hai ragione, anch'io la penso come te. Senti Giampiero, parliamo io e te, che gli altri non servono a niente. Ma quindi sei di Brindisi e come ci segui? Hai scaricato la nostra app? Sì, ce l'ho da un sacco di tempo e mi seguo sia in radio, soprattutto quando vado al lavoro, e sia durante la giornata anche un po' a casa sul video. Ok, radiovisione, benissimo. Senti, ma che farai oggi che è domenica? Lavori o sei libero? Come voi sto andando al lavoro. Aia, aia, che fai? E io sono funzionario dell'agenzia delle dogane. Delle dogane? Quindi se volessimo, non so, organizzare qualche scambio, portare qualcosa, di qui di là cose, possiamo chiamare te Giampiero. Giampiero è un corso tutto non si, si scompone, è dai, un uomo, che, ma Giampiero, ma ogni tanto te la fai una risata, come no? Ah, ok, facci sentire come fai a ridere. Benissimo. Ragazzi, peggio di questa risata, soltanto la risata finta di chi sapete voi. Ok, abbiamo capito perfettamente. È un piacere sentirvi. Bene, bene. Dai, scusate, devo salutare Giampiero. Piacere nostro, non è vero? Ti sto slattando via perché dobbiamo. Ciao Giampiero, vai, perché dobbiamo assolutamente chiamare questo ascoltatore. Buongiorno, io sono di Perugia. Ah, attenzione, abbiamo l'inviato però speciale. Dice, ma sono in viaggio verso Trento. Gira la macchina, torna attenzione, indietro. Sta andando via, sta andando via da Lucia. Ah, ma è lui che sta scappando da Lucia. Emanuele, quello che si è rimesso su i pantaloni ed è scappato via. Adesso lo chiamiamo per capire un attimino. La parte più simpatica è stata noi che parlavamo di Perugia per 5 minuti. E questo che era di cantavamo, Brindisi. Ce la suonavamo, Giampiero che ascoltava. Fa molto rispetto, è stato lì a seguirci, ascoltarci, dicendo ma questi che staranno a di. E poi insomma ci ha detto che lui con Perugia non ha niente a che fare. 02 25 15 15 il numero da fare per venire in diretta con noi, che siete di Perugia, che siete del resto d'Italia, del mondo, d'Europa, quello che volete. 378 378 1025 per i vostri messaggi. Oh, potete scriverci anche dai social, infatti ci scrivono da Facebook: mai fare visite a sorpresa alla propria ragazza. Adesso chi vuole intendere, intenda. Poi, insomma, tocca anche un po' fidarsi del partner. Sì, però. Sì, sai, Perugia, però, università. 6 e 24 minuti, domenica 25 ottobre, speriamo per voi che vi siate ricordati di spostare le lancette dell'orologio un'ora indietro. Ma chi è che sposta ancora le lancette dell'orologio? È tutto automatico, la macchina automatica, il cellulare. Chi è che ha ancora l'orologio? Io ho l'orologio in cucina e uno in corridoio e una sveglia di riserva. Ah, e la sveglia del mulino bianco? Sì, perché io ho due sveglie sui cellulari, okay, più quella di riserva, che è quella vera, cioè quella con le lancette, più io la sveglia. No, la riserva, dici che rischio di non svegliarmi. È probabile. Sì, la mia riserva, capite, la riserva sono io. Anche ci tenevo a dire che ho ancora la sveglia del mulino bianco, che voi non potete. Quella suona fissa alle 3, giusto? No. Perché nella pubblicità ti alzavi all'alba, quelli già stavano tutti al tavolo. Tutti al mulino. Con 7 kg di brioche e di plum cake. Ma si vinceva la sveglia del mulino bianco? Con era una raccolta punti, praticamente, sì. Stiamo parlando degli anni 90, ma proprio fine 80, fine 80 inizi 90. Non me la ricordo. 02 25 15 15, telefoni aperti per voi fino alle 7 del mattino. Enzo, buongiorno. Buongiorno ragazzi, RTL 102.5 anche mia. Bravo Enzo, bravissimo. Da dove ci chiami? Come segui RTL 102.5? Allora, vi chiamo da... In questo momento sto andando a lavoro a Brescia, ma vivo a Sarmico, sul lago di Teo. Ok. E niente, ora vi sto chiamando con il telefono praticamente, ma ho anche l'app.
Cioè l'app è sul telefono. Ma prima di chiamare sì. 02 25 15 15 ci seguivi con l'app, quindi. Sì, assolutamente, assolutamente. Bene. E sto andando a lavoro a Brescia perché lavoro all'ospedale civile di Brescia, io sono infermiere. Ok, reparto? Reparto ortopedia pediatrica. Ah, beh. In questo momento siamo praticamente ortopedia Covid pediatrico. Siamo un mix di reparti perché comunque abbiamo avuto questa emergenza e, certo. E da marzo praticamente è così anche. Poi Enzo, io sono senti un po', ma ti occupi anche di ginocchia, cioè l'ortopedico cura anche le ginocchia? Sì, certo. Certamente durante le ginocchia. Allora senti, poi magari mi tengo il tuo numero. Non so sì. Perché, però mi sono svegliato e mi fa male il ginocchio. Cioè, nel senso, quando mi alzo in piedi, mi fa male il ginocchio destro. Che devo fare secondo te? Niente, sicuramente non sarà artrosi all'età tua. Quindi comunque raccomanda. Devono operare, quindi. No, raccomandagli il riposo, digli di andare a casa sì. A dormire. Bravo. Così faccio la trasmissione senza. È una delle cure, sicuramente. Hai detto sei mesi di tempi di recupero. Sei mesi. Neanche il crociato di un giocatore si spezza in otto punti. Senti, fino a che ora lavori oggi? Io lavoro fino alle 2:30, faccio il turno di mattino e niente, siamo in questo reparto praticamente dove è un continuo andare avanti e indietro perché comunque arrivano questi bimbi che in attesa di tampone sostano da noi perché arrivati in pronto soccorso, quando hanno bisogno del ricovero, sostano da noi in attesa del certo. Tampone che avviene dopo 5-6 ore praticamente. Senti, noi sappiamo che l'abbiamo imparato durante la prima ondata dell'emergenza che insieme al paziente non può entrare nessuno, non possono entrare parenti, ma nel caso dei bambini no, come funziona? Bambini, con i bambini c'è sempre un genitore certo. Che lo accompagna e resta con lui tutta la degenza e tutti e due fanno il tampone. Evidentemente, sono fanno essendo piccoli. Sì, poi io sono uno di quelli che sarebbe vista brutta, diciamo. Dai, tieni duro, buon lavoro, salutiamo te e tutto il personale sanitario, medici, infermieri, OS, tutti quelli che insomma lavorano in quelle strutture. 02 25 15 15 Enzo, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Ciao. Sono Vincenzo, chiamo da Polistena in provincia di Reggio Calabria, mi trovo in autostrada, sto salendo a Brescia a fare il concorso straordinario degli insegnanti, ecco la nostra ministra ci ha messo questo concorso in questa pandemia e noi ci stiamo legando ecco, a svolgere la nostra funzione. Vince, hai studiato la parte di cultura generale? No. Sul più bello, l'abbiamo più bello. Perso. Volevo chiedergli possiamo, un sacco di cose. Possiamo magari ricontattarlo, teniamolo perché io ho tante domande per lui. Ma sì, ma infatti, ne abbiamo tantissime. Quindi adesso Vincenzo, stai lì, tieni il telefono libero che torniamo da te. Allora c'è Massimiliano al 378-378-1025 che risponde alla domanda degli orologi e dice: il vero orologio è ancora quello con le lancette, l'altro è solo uno smartwatch. Oh. Ma che vuol dire? No, senti questo invece, Covid qua, Covid là, Covid su, Covid giù. E ieri nessuno ci ha informato del cambio dell'ora. Ad esempio. Le 6:33, buona domenica, il 25 di ottobre, meno 2 a Natale, lo abbiamo già detto. Però per il countdown proprio quello ufficiale, attendibile, che anche a Rovaniemi, dove abita Babbo Natale, rispettano quello, vi rimando domani che c'è Fulvio. Esatto, lo fa lui. Esatto. Scusa Luigi, un secondo, devo leggere questo messaggio perché fa capire molte cose. È una metafora. Allora, 378-378-1025, sentite qua. Buongiorno, premetto, funzionava bene il mio orologio, vado a mettere la lancetta indietro e lui muore. E secondo me vuole dire qualcosa questo, vuole raccontarci insomma di quest'anno un po' particolare, la sfortuna anche dell'orologio, non lo so come la intendete voi, ma a me preoccupa molto questa cosa. No, a me è tornato in mente il cenone di Capodanno 2019, quando festeggiavamo tutti, sì dai cavolo è arrivato il 2020, un anno spaziale. Ingenui. Sarà un anno bellissimo. Oh, comunque, mi dispiace che non siamo riusciti a recuperare Vincenzo, perché io avevo recuperato in esclusiva il suo test per il concorso degli insegnanti e avevo beccato anche le domande. Ve ne faccio una di cultura generale. Sì. Un appassionato di cinema si dice:
Cinofilo. Cinefilo è facile. Cinefilo. Cinofilo è quello dei cani. È facile. Ma scusa, ma non avevano bloccato tutti i concorsi? Io ho attività alternative. Ma io posso insegnare qualsiasi roba, guarda. Sono tuttologa, sono laureata all'Università della Vita su Facebook. Facciamo Santarelli. Santarelli, facciamo storia. Arbiter eleganziarum, secondo me Santarelli, moda. Moda e fashion. Esatto. Prima di andare allo 02 25 15 15, sentite qua, buongiorno, volevo dirvi che mio marito, quando era all'università a Bologna, fece rientro prima dalle vacanze per fare una sorpresa alla sua ragazza. Naturalmente non ero io, precisa. Trovò un ragazzo in accappatoio che gli aprì la porta di casa, fece come i soldati inglesi nel portone, scoppiò a piangere. Aperta parentesi, è un ortopedico. Questo per allacciarsi alla telefonata di prima. Non sempre la sorpresa va a finire bene, eh? Sapevate. Ortopedico perché poi gli ha spezzato le gambe. Poi gliel'ha aggiustata. Probabilmente è quello. 02251515, Valerio, buongiorno. Buongiorno, sono Valerio, RTL 102.5 è anche mia. Bravo. Buongiorno a tutti. Di dove sei e come ci segui? Sono di Pescara, sono in viaggio in autostrada, in macchina vi ascolto e sto andando su in Val Chiavenna da mia moglie, perché lei è un operatore sociosanitario e lavora su, e io da Pescara sto partendo per andarla a trovare due giorni in rientro. Beh, l'hai ammazzata. Avvisata, sì, non fa sorpresa. Sì, sì, sta tutto. Mi ricollego anche al nostro amico Vincenzo, che non siete riusciti a recuperare, perché è vero, perché ci sono tantissimi ragazzi che fanno immensi sacrifici per i concorsi, per trovare un lavoro che gli dia anche un valore a livello di dignità, perché credetemi, è veramente difficile. Io li penso tanto, perché soprattutto coloro che fanno tanti sacrifici per i lavori a tempo determinati, certo, meritano il nostro più grande rispetto. Allora facciamo una cosa, Valerio, per essere ancora più vicino a queste persone, ti becchi la domanda di cultura generale anche tu. Ascolta bene. Dai, io se posso ti suggerisco, se la so ti aiuto, giuro. È facile, perché ho messo difficoltà media. Quale delle seguenti regioni italiane è a statuto speciale? Leggo le opzioni. Ragazzi. Calabria, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte. Vai Valerio. Calabria, Puglia, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. E Piemonte. Però quella di prima era più facile, secondo me. È facile questa. Valerio, io credo che lei debba ripresentarsi. Friuli Venezia Giulia. Mi dispiace, si deve ripresentare al prossimo concorso, che presumibilmente sarà tra 20 anni. Quindi ci dispiace. È andata male in questo caso. Va bene, dai. Ciao Valerio, un abbraccio. Stefano, ma Stefano è l'ascoltatore di Perugia? Oh, l'abbiamo trovato. Stefano è quello che sta scappando dalla fidanzata di Emanuele. Senti com'è tutto trafelato. Buongiorno Stefano. Buongiorno RTL 105. Questa è la parola d'ordine, giusto? Manca qualcosa. È anche mia, giusto. Bravo, bravissimo. Giusto. L'emozione nel live con voi. Vai. Ecco, questa mattina la sveglia è suonata molto molto presto, alle 3:30. Come mai? Sono con il capo, io lavoro su un'azienda agricola, sì. E sono con il capo, andiamo praticamente a Val di Non questa mattina, perché a visionare una macchina che raccoglie le mele. Quindi Perugia, Val di Non, che è in Trentino, giusto? Sulla geografia. È un bel pezzettone. Sì. Dai, fatevelo tutto con la compagnia di RTL 102.5. Ciao Stefano, grazie. Sveglia, buona domenica a tutti. RTL 102.5 stamattina, versione concorsuale, perché lo dicevi bene Barbara, sospesi i concorsi, ma quello straordinario per i docenti continuerà. Mm-hmm, ok, quindi queste domande qui sono che noi abbiamo fatto, servono come ripassino. Ma a livello medio l'ultima, quindi siamo tranquilli? No, tra poco vi faccio quelle difficili. 6:48 del mattino, RTL 102.5, chiamateci, i telefoni sono aperti per voi allo 02 25 15 15. Accogliamo Barbara, che non è la sala. Ciao. Buongiorno. Ciao, come state? Noi bene, tu come stai Barbara? Insomma, diciamo che in questa notte, che è famosa per farci offrirci un'ora in più per dormire, sì. Io non ho chiuso occhio da ieri sera. Come non mai? Ho chiuso occhio. Per l'ansia di dover dormire un'ora ma in no, più? Ma no, l'ansia del DPCM, secondo me era quella, l'ansia del DPCM di Conte.
No, dai, se lo posso dire, cerco di dirlo nella maniera giusta. È stata una bella cena. È stato un bel dopo cena. Mi è passato il sonno. In quanti eravate? No, ma secondo me era una roba a due, non erano in tanti. Ah, due? No, esatto, brava. Ah, bene, zitti tutti. Allora, lui chi è? Lui chi è? Lui o lei? E chi è? C'era, no, no, comunque mio compagno da tanto tempo. Ah, quindi è una roba che va avanti, cioè non era un primo, secondo, no, barra terzo? No. Beh, no, non ti sei ancora stufata. Ma lui dov'è adesso in questo momento? Ma basta, smetti di fare tutte le domande tu. Ma non è che sei il centro dell'attenzione. Ma perché è una roba da donne. Voi non senza parole. Ma perché voi non sapete fare le domande giuste? Ma come da matti, veramente. L'esperta di relazioni. Prego, Barbara. È comparso 2 minuti fa qui in cucina, mi ha visto col telefono in mano, io gli ho detto tranquillo, vai pure, torna a letto. E perché sa che ogni tanto vi chiamo. Senti, ma ce l'ha almeno un'azienda, una fabbrichetta, ma smette, qualcosa? Vedete, fate le domande stupide, non è qui. Senti, ma com'è vestito in questo momento lui? Ma ragazzi, con una maglietta, con una t-shirt nera e basta. E nient'altro. Ah, ecco. Ma solo quella. Mamma mia. Vabbè, dai, ragazzi, usciamo da questa cosa, per favore. Dormirò oggi pomeriggio. Barbara, ma di pazienza, ma noi eravamo preoccupati. Quando tu hai esordito in una telefonata, non hai dormito, pensavamo già a darti le goccine di melatonina, lì la camomilla, far uscire subito il DPCM così ti tranquillizzavi e dormivi. Invece no. Esatto. Barbara, e invece no. Non ti sto chiedendo quanti anni hai, ma la 55. Fascia più o meno. 55. Quindi, insomma, rispetto alla considerazione facevamo ieri, Barbara ci conferma insomma che anche insomma dopo 50 è tutto regolare, è ancora sì, più bello. Ah, okay. Assolutamente sì, assolutamente sì. Va bene, Barbara. Bene, hai anche dei programmi per questa domenica? Gli stessi nella serata. Pranzare da mia mamma e dormire oggi pomeriggio. Brava, ma che meraviglia! Ma neanche quando avevi 18 anni mamma facevi mia. Però una domenica così. Mamma mia, ma tutta notte sei stata sveglia proprio. Sì, sono stata un po' in divano, poi tornavo a letto un po' a letto, la TV, le foto, ho sistemato delle fotografie sul computer. Sì, non entrare nel dettaglio perché noi c'era sembrato di capire che eri stata sveglia per altri motivi, adesso ci dici che era settato casa. Sì, no, io sono, mi è passato il sonno per altri motivi. Ma come si chiama lui? No, dai. Vabbè, mettiamo che si chiami Tommaso. Tommaso, insegnaci come si fa a tenerla sveglia tutta notte, perché insomma, poi voglio dire, dopo un po'. Ma c'è stato anche il momento sigaretta, poi dopo, vai. Sì, assolutamente sì. Ah, sì. Poi anche il momento zabaione per lui, perché se capisci allora, non stava già più. Quindi un po' di zabaione per tirare un po' su. Vi racconto questa, era un mese che non fumavo. No. Ho trovato un filtro, avevo poco tabacco, poche cartine, non avevo filtri. Ho trovato un filtro, sono riuscita a fumare. Ricominciare, però si vede che la situazione, perché sapete che c'è cioè quella roba e poi la sigaretta è proprio una consecuzio. E quindi si vede che meritava proprio, no? Cioè, quando ce vo. Vabbè, Barbara, che dire? Hai l'invidia di tutte noi? Buona continuazione. Cioè, solo la tua, perché non c'era un'altra. Ma no, di tutte le ascoltatrici. Ah, okay. Di tutte le ascoltatrici International in the World in questo momento che hanno sentito e che vorrebbero aver passato la notte insonne di Barbara. Va bene, Barbara, ti ammiriamo, vi posso dire, io al massimo alle 3. Adesso non esagererei. Ma poi posso dire una cosa, adesso è così, non ti salutiamo, sonno, Barbara. Che col cambio dell'ora il tutto è durato anche un'ora in più. Esatto, quindi... cioè una sorta di condanna, adesso voglio dire, va tutta la notte, poi adesso alle 11 uno è obbligato ad essere a casa, quindi voglio dire avranno cominciato alle 11, ma alle 11:30 c'è tempo di salire. Basta. Comunque ragazzi, beata lei, ma sarà vero quello che ci ha raccontato? Ma certo. Sarà tutto vero? Ma sì. Vabbè, 02 25 15 15, aspettiamo anche le vostre chiamate, i vostri messaggi al 378 378 1025. Io che pensavo che il nome Barbara fosse sinonimo di castità. Ecco, l'etimologia del nome Barbara non è quello, è un altro. Comunque invidia massima per la nostra ascoltatrice di credono, prima. Che però sono tanti ascoltatori che non le credono. Ma perché, scusatemi, ma che cosa si è inventata? Ha raccontato di aver passato Tutta notte, ma per cortesia. Ma lei ha detto, no, lei non ha detto che quello ci ha dato dentro tutta notte, ha detto che lei poi non riusciva a dormire, perché probabilmente era emozionata, aveva le farfalle nello stomaco. Ma come siete aridi. E poi io immagino
immagino che riascoltando i Supertramp dal 79 le siano tornati alla mente e forse degli anni anche in cui si sarebbe divertita quando faceva la notte, ma mica adesso. Vabbè, 02 25 15 15 e 378 378 125 invece per i vostri messaggi su WhatsApp. Andiamo da Nicola, benvenuto. Ciao, buongiorno, RTL 102.5 è anche mia. Bravo. Grazie, grazie. Oh. Quanti anni hai, Nicola? 32. 32, quindi c'è l'amore nella tua vita? Certo, sì, sì, sono sposato, sono felice, sono contento. Oh, bene, allora tu che sei insomma relativamente giovane, ti capita di... Sai, come relativamente giovane, scusami. No, vabbè, 32. È giovane. Beh, rispetto a noi, voglio dire. Allora, se passi una serata con tua moglie, insomma, una serata... ti capita di stare sveglio tutta la notte dopo? No. 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 Perché è stanco. No, ecco, no. Proprio. Sigaretta e poi si dorme. Un altro. Basta, stamattina stiamo lanciando dei messaggi veramente. Grazie. Chiama il Moige stamattina, ci fa il mazzo il Moige stamattina. Niente sigarette, dai, mai. Tanto come voglio dire, non aggiunge, non toglie nulla. E senti, quindi il tuo massimo diciamo un'ora, tu dici un'oretta così e via. Sì, un'ora dal ciao come ti chiami, eh? Cioè... Sì, sì, compreso le presentazioni, certo. Esatto. Compreso scendo ad aprirti, messaggio su WhatsApp, si parte da lì a contare. Va bene, ok, cosa farai stamattina e oggi, questa domenica? Sto consegnando le brioche, farò una pasticceria, consegno delle brioche negli alberghi qui della zona di Mantova e poi rientro in pasticceria a vendere dolci, brioche, tutto quello che si può nell'attesa dell'ennesimo, posso dire, teatrino di Conte, giusto per capire cosa dobbiamo fare poi da domani. Attendiamo tutti il DPCM, infatti vedi che poi staremo svegli per quello, almeno stessimo svegli per i motivi di Barbara. Stiamo svegli. Io ieri sera alle 8:20 mi sono piazzata lì davanti, ero talmente tesa che ho tirato fuori anche una vaschetta di gelato dal freezer. Per consolarti. Per consolarmi, ero lì col play del gelato, pensate voi come sto messa, e aspettavo Conte, poi mi ha tirato un bidone pure lui. È una costante dei maschi della mia vita. Ma pensa te. Guardava le sue foto su internet e piangeva. Dove sei? Conte, dove esatto. Vabbè, dai, grazie mille per averci chiamato. Sei di Mantova. Mantova la pasticceria. Mantova, fuori. Mantova, sì, Mantova, sì. Come si chiama? No, non facciamo pubblicità, non capiamo queste cose. Sei contento te? Vabbè, ma no, noi mandavamo lì la gente a chiedere gli sconti. Appunto. Perché ascolta RTL, ecco, non hai capito? No. Un'altra volta, va bene, grazie, un abbraccio. Ciao, non fa pubblicità, gliel'abbiamo proposto noi. Va bene, grazie a tutti per aver chiamato lo 02 25 15 15. Ora ci sono le ultime notizie del giornale orario con Giovanni Perria e poi rassegna stampa. Prime Time Live domani sera alle 21 proprio con i Tiro Mancino sul palco che è lo studio di RTL 102.5. La musica torna a vivere dal vivo, mi raccomando, appuntamento da non perdere, anche in streaming su rtl.it per seguire il meet and greet virtuale subito dopo il live. Le 7:10 della mattina, buongiorno da Barbara Sala, Enrico Galletti da Milano, Luigi Santarelli da Roma, salutiamo Pio Ingenio, Fabio Romano che ci hanno raggiunto in regia e salutiamo anche Davide Giacalone. Buona domenica, Davide. Buongiorno, buona domenica, ben trovati. Allora, partiamo questa mattina con un quotidiano economico, siamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore, titolo di apertura, Conte si decide, arrivano la stretta anticontagi e un decreto di aiuti dopo un braccio di ferro con le regioni, stop alle 18 per bar e ristoranti, chiusi cinema e teatri, invito a non uscire dai propri comuni e a non ricevere non conviventi, 2 miliardi alle categorie colpite, partiamo da qui. Allora, io non commentai e non commento le misure specifiche che vengono prese. Siamo in una condizione difficile, non è solamente l'Italia, sono scelte oggettivamente difficili, quindi atteniamoci a quello che ci viene detto. Posto ciò, avrei quattro osservazioni. Primo, non si fanno circolare le bozze di decreti per vedere l'effetto che fa. Cioè non si inscenano discussioni sulla pubblica piazza su quella roba lì, perché questo fa venir meno autorevolezza e quindi poi efficacia alle misure che si prendono. Secondo, tutti i giornali parlano dei contrasti tra regioni e governo, siccome questi contrasti sono a ruoli periodicamente capovolti. Cioè, quando uno prende misure più leggere, l'altro dice che devono essere più pesanti e viceversa. Quindi semplicemente quello cui si assiste, e non è un bello spettacolo, è un tentativo di fuga dalle responsabilità. Oggi sul Messaggero trovate un'intervista
a un consulente del ministro della salute, virologo Walter Ricciardi, il professor Walter Ricciardi, il quale dice tra le altre cose: molte regioni hanno sbagliato, ritardo sulle strutture sanitarie e sui tracciamenti. No, non è ammissibile, scusate, non è ammissibile, siamo da 9 mesi in stato d'emergenza. Non può esistere questo scaricamento di responsabilità. Cavolo significa in italiano stato d'emergenza? Se è stato d'emergenza è, e siamo in emergenza, c'è una centralizzazione dei poteri, ma anche delle responsabilità. Lo scaricabarile è veramente insensato. Terza osservazione. Visto che è considerato che ci hanno fatto leggere le bozze, manco fossimo consulenti, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, cioè nella normativa che stabilisce ciò che si fa e ciò che non si può fare, non ci si mette. Abbiamo dei problemi, mi sta nel collegamento con Davide Giacalone, tentiamo di stabilizzarlo un attimo. Davide, riproviamo, ci senti? Io vi sento, poi okay. Mi sentite? Adesso sì. Ecco, allora osserva decreto. No, direi di no, anzi no, facciamo un giro di titoli dalle prime pagine dei quotidiani, intanto insomma che ripristiniamo il collegamento con Davide Giacalone. Repubblica, il lockdown del tempo libero, battaglia nella notte sul nuovo DPCM, scontro con le regioni sulla chiusura alle 18 dei bar e ristoranti, ne stiamo parlando, sugli spostamenti, il no allo sci, stop a teatri, cinema, palestre e piscine, no a feste ed amici in casa, lezioni online solo alle superiori. Silvio Berlusconi dice pronti a un tavolo con il Premier Conte. Ci riproviamo, chiediamo cenni alla regia, magari così andiamo con le info di viabilità, intanto prendiamo tempo, poi torniamo naturalmente alla rassegna stampa con Davide Giacalone. Viabilità. Via Radio. Di nuovo una buona giornata da Donatella Bellini di Autostrade per l'Italia. Circolazione sempre regolare lungo tutta la nostra rete. Per quanto riguarda il meteo, prudenza per la nebbia Banchi che riduce la visibilità al di sotto dei 100 metri sulla 1 Milano-Napoli tra Ceprano e Caianello e sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud ed il Bivio con la 4. Ricordo che in questi casi la velocità massima consentita è di 50 km orari se non diversamente segnalato. Attenzione anche alla pioggia che è segnalata sulla 3 la Napolicas, Salerno tra Nocera e Salerno e sulla 14 Adriatica tra Faenza e Pesaro e più a sud anche tra Poggio Imperiale e Taranto. Ricordo che in questi casi invece la velocità massima consentita è di 110 km orari se non diversamente segnalato. Oggi tutti gli spostamenti saranno agevolati dal divieto di circolazione per i camion che sarà in vigore dalle 9 e fino alle 22 di questa sera. Queste le segnalazioni principali da Autostrade per l'Italia, è tutto, buon viaggio. Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Allora, riecco Davide Giacalone, concludiamo il discorso che avevamo iniziato, ti abbiamo sentito fino al no, no e no, avevamo 9 mesi di tempo per... Proviamoci allora, no, no e no perché siamo da 9 mesi in stato d'emergenza e quindi non è possibile continuare a scaricarsi barile le responsabilità da una spalla all'altra, per non ha senso, cioè il governo che è responsabile di quello che funziona e di quello che non funziona fa un mestiere difficilissimo, siamo tutti solidali, ma non si può dire ogni volta che una cosa non funziona è colpa di qualcun altro. Terza osservazione: nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, cioè in quello che stabilisce la normativa, il discrimine tra ciò che si può e non si può fare, non ci si mette che è fortemente consigliato o raccomandato, non sono i consigli per gli acquisti, cioè o si sceglie una linea di comunicazione di convinzione morale, quella che ha scelto la cancelliera della Repubblica Federale Merkel, cioè dicendo guardate, cercate di stare a casa, fateci una cortesia, tutto è nelle nostre mani, fra l'altro non è che dice il vostro comportamento Merkel, dice è nelle nostre mani, quindi è il nostro comportamento, oppure fai i decreti, se fai i decreti non ci metti che è fortemente raccomandato. E quarta e ultima osservazione, signori, il fallimento dei tracciamenti e l'oscena rappresentazione cui assistiamo circa i vaccini anti-influenzali richiedono che qualcuno paghi per quello che non è andato a buon fine, per quello che è stato governato male. Non è questione di avere il capo espiatorio o la vittima sacrificale, ma di ammettere pubblicamente che queste cose sono state dei fallimenti inaccettabili.
Davide, andiamo in Campania. L'inchiesta sulla guerriglia anti-lockdown dalle pagine interne di Repubblica, ultra neofascisti e centri sociali, chi cavalca la rabbia di Napoli, dietro gli scontri 300 infiltrati e l'ombra dei clan. Il Viminale dice c'era una regia, salta il lockdown di De Luca, Minniti a Napoli, atto eversivo. Ma Repubblica intervista un imprenditore di 30 anni che lavora nella ristorazione, dice in piazza c'era tanta gente che soffre davvero, i violenti hanno rovinato tutto, ma li avete visti in faccia quelli che manifestavano, dice, prima degli scontri? Io c'ero, e gente che lavora, anzi che lavorava. Sì, anche sul giornale trovate la rabbia degli onesti infiltrati nel corteo. Allora, persone normali, diciamo così, che pure hanno da manifestare un disagio, normalmente non partecipano a manifestazioni di quel tipo serali, non autorizzate. Questo è una questione. Però è inutile che ci giriamo o l'affrontiamo moralisticamente. Ed è anche inutile di fronte alle cose chiamare sempre in campo la camorra, chiamare la camorra a responsabilità. Il tema, lì c'erano degli scontri organizzati e li rivedremo in altre parti d'Italia. Tra l'altro il mestiere del ministro degli interni è assicurare l'ordine pubblico, non prevedere che possano esserci dei problemi. Grazie, quello sappiamo, lo stiamo facendo già noi. Quelle sono scontri organizzati. E il fatto che si girasse con il casco camminando a piedi e senza casco in due sul motorino è già un... Niente, stamattina la linea non è così favorevole, facciamo fatica a sentire Davide, ci riproviamo un'ultima volta. Davide, prego, continua, vediamo se riusciamo a sentirti. No, non riusciamo, non riusciamo evidentemente. Qualche titolo dai quotidiani, intanto che proviamo a ripristinare il collegamento. Il Giornale, sull'orlo del caos, titolo tutta pagina, follia Covid, ancora scontri a Napoli, dalle 18 chiusi bar e ristoranti. Eccoti Davide. Eccomi qua. Sì, appunto, Napoli, quindi diciamo ci sono questi aspetti, ci sono stati certamente degli scontri organizzati. Ma detto ciò, è inutile che ci giriamo attorno, bisogna avere il coraggio di affrontare le cose come sono. C'era un pezzo importante di economia di questo paese che è economia nera, l'economia nera, cioè in evasione fiscale, che non è necessariamente tutta criminale. Quella roba lì va affrontata, perché una parte dei disagi più profondi, posto che tutti gli autonomi stanno soffrendo, e come se stiamo tutti quanti soffrendo molto, però una parte di quella sofferenza veramente la più profonda è anche radicata in un mondo, in un'economia che vive tra illecito e l'illecito, fiscalmente parlando, parlo mica degli spacciatori di droga, quelli devono andare tutti in galera, un altro discorso, diciamo così, tra illecito, compresi i ristoratori e i bar. Questa è una questione che va affrontata a viso aperto senza nasconderselo. Nelle pagine interne della Stampa, le foto che ieri sera hanno fatto così il giro della rete dei telegiornali: Cervini ha assalto alle piste, si scia ma tra le polemiche, nonostante il Covid, presenze record nel primo weekend sugli impianti valdostani, arrivano in 2200, vogliamo rilassarci, dicono la società intervistata dalla Stampa, l'ingorgo, colpa degli ski pass. Ci fermiamo qui, tra poco ancora, rassegna stampa. In rassegna stampa proseguiamo con il Corriere della Sera. Italia chiusa alle 18, no delle regioni, scontro con Palazzo Chigi sulle misure per bar, ristoranti e palestre, e poi la battaglia sui licei, a casa tutti o 3 su 4, e poi De Luca rinuncia alla serrata, è colpa dello Stato. Siamo a fondo pagina, l'amministratore delegato che riuscì ad assumere se stesso, il caso Sose, una società controllata dal Ministero dell'Economia, l'incarico al professor Vincenzo Atella mentre il ministro era Tria, suo collega a Tor Vergata. Davide. Sono ignorante e non sapevo che esistesse la Sose. Perché non, nella vita ce ne sono cose che ti sfuggono. La SOSE è una società che lavora a soluzioni per il sistema economico, alcune le ha trovate, per esempio quelle per il suo presidente, è partecipata all'85% dal Ministero dell'Economia e per il 15% dalla Banca d'Italia, ha un fatturato importante, ma fattura un solo cliente che è lo Stato, che ne detiene il capitale. Sono quelle cose che, insomma, diciamo, si possono tranquillamente evitare, ma proprio tranquillamente, ma fa un lavoro importante, ho capito, ma se i soldi ci rimette lo Stato, il fatturato è dello Stato ed è anche l'unico cliente, una delle soluzioni per il sistema economico è che la SOSE, i costi della SOSE possono andare tranquillamente sul resto della spesa pubblica. Comunque, amen. Hanno nominato presidente
professor Vincenzo Atella, con naturalmente tutte le cose che riguardano i limiti alla retribuzione, quindi 99.000 euro più 35.000 l'anno per premio di produzione. Il professor Atella, assieme al resto del consiglio di amministrazione, ha ritenuto di scegliere un direttore generale di grande capacità, cioè se medesimo, per 190.000 euro. Credo che sia stato un contributo significativo e importante a ciò che anche gli ignoranti come me si accorgessero dell'esistenza della SOSE e che adesso al Ministero dell'Economia si occupino di risolvere il problema della SOSE. Davide, cambiamo decisamente argomento, dobbiamo farci aiutare da te perché abbiamo una nuova moda, è quella dei cani vegani, e la troviamo in prima pagina oggi sul Messaggero, a fondo pagina, dei sostenitori anche ambiente di Formula 1, perché c'è Lewis Hamilton che dice: al mio ho tolto la carne, ma gli esperti dicono a loro fa male. A Hamilton gli toglierei il motore per dire come fa ad andare, diciamo così. È la volta buona che la Ferrari vince, togliglielo. Esatto, Davide, cioè, dai. Dice, guarda, cioè lei adesso ha la carrozzeria e i pedali, vediamo dove riesce a... Ma l'ha mai visto un cane vero? Cioè, adesso, a parte, diciamo, i poveri cani che sono malati, ma il cane in condizioni normali, fra l'altro non ciuccia nemmeno la plastica o il finto osso fatto di pelle. Normalmente gli piacerebbe avere l'osso quello vero, anche perché dentro ci cerca il midollo. La natura li ha fatti così. Ora capisco che la ricchezza possa rintronare, però bisogna, ecco, aiutateli, sia i cani che i padroni. Davide, prima di chiuderti, l'abbiamo visto velocemente prima, credo, su Repubblica, ce l'abbiamo, o sulla Stampa. Sulla Stampa, ce l'abbiamo anche sulla prima del Giornale, la carica degli sci trattino muniti che si ammassano in funivia, caos a Cervinia, la fila degli sciatori nell'impianto di Cervinia. Davide. Ma sapete, io sono cresciuto a Palermo quando grandinava, o quando grandina, non so, i giovani forse adesso si sono aggiornati, dicevano nivica, perché effettivamente era bianco, però insomma, la neve l'ho vista la prima volta a 20 anni e mi è stata affascinante, bellissima, ho anche imparicchiato a sciare. L'idea di sciare quando la neve non c'è mi mette una tristezza senza fine, quella coda la prima cosa che mi comunica è la tristezza, cioè tutti nei campi marrone con gli scarponi e gli sci sulle spalle, poi vanno, diciamo, in piste ovviamente innevate, se no non si riesce a scendere. Anche quella è un'attività economica, anche quella deve essere salvaguardata, e anche il divertirsi sciando deve poter essere possibile, ci mancherebbe altro. Fare la fila in quel modo, organizzarsi in quel modo è demenziale ed è irresponsabile, quindi qualcuno lì che ha a che vedere o con gli impianti, con l'organizzazione degli impianti, e comunque ciascuno di quei sciatori, perché poi non è che nessuno ti obbligherà mai ad andare addosso a quello che c'hai davanti, facciano il conto sul fatto che un loro eventuale contagio a tutti noi ci costa l'ira di Dio in termini di pericolo e anche di quattrini. Davide, ti ritroviamo alle 9 in studio per l'indignato speciale, un'anticipazione sulla puntata. È uno dei le cose velenose del virus che si parla solo di lui, cioè del virus. Vediamo se riusciamo oggi ad andare un po' oltre il virus. Naturalmente il tema è quello, DPCM e quel che segue. Grazie. Grazie Davide, a più tardi. Che canzone siamo? La nuova di Aiello su RTL 102.5, 7.35 minuti. Buona domenica 25 ottobre da Barbara Sala, Luigi Santarelli e Enrico Galletti. Tra poco cominciano le interviste di Non Stop News e vi porteremo a Roma tra pochissimi minuti, perché si chiude oggi la 15ª edizione Festival del Cinema, è un'edizione particolare, ma insomma con tantissime novità e con tanto tanto talento. Oh, io ce l'ho un po' con Aiello, perché sai che è un po' tornata la moda dei vestiti molto larghi? Ho provato a mettermi anch'io un felpone come il suo, però mi fa solo grasso, invece a lui lo fa figo. Perché? Oroscopo. Buongiorno, Ariete, cresceranno inventiva e fantasia, ma resterà in fase di chiusura quello che richiede sforzo affettivo e relazione. Toro, la luna illumina la soglia sulla quale potete sempre appoggiare il piede per partire alla riscoperta di voi stessi. Gemelli, dimostrerete di essere più che mai socievoli e loquaci con i vostri parenti e i vostri amici. Il pomeriggio si presenta molto piacevole. Cancro, un bellissimo e armonico aspetto di sole e mercurio
il potere di scaldare le relazioni. Sarete sensibili ai richiami della sensualità. Leone, giornata abbastanza piacevole, a patto che non vogliate pretendere troppo dal vostro amore. Meglio pensare a divertirsi. Vergine, che bella ventata di serenità che vi porta Giove, vi aiuterà ad approfondire il dialogo in famiglia. Bilancia, l'orizzonte sul posto di lavoro non appare molto luminoso e rassicurante. Le trappole di Saturno non vanno sottovalutate. Scorpione, spalancate le porte del cuore, un soffio di novità scuoterà l'abitudine. Avrete alcune settimane di tempo per consolidare le cose. Sagittario, Marte penserà a rallegrare le gite con gli amici, mettendo però in mostra il vostro lato più energico. Attenzione però a non strafare. Capricorno, coltiverete pensieri positivi, rasserenando l'umore. Intanto regalatevi anche qualcosa che desiderate da tempo e soprattutto divertitevi. Acquario, chi ha una casa fuori città la vedrà invasa da amici e parenti, con le conseguenze di un super lavoro. Pesci, se decidete di passare qualche ora fuori dal solito ambiente, vi divertirete senza avere paura degli imprevisti. La linea passa di nuovo ai colleghi di Nonstop News. Non mi resta altro che augurarvi una buona domenica. Firmato da Adele Procasca. Grazie anche a Fabiana Viola, la voce, l'oroscopo, la voce, il volto dell'oroscopo di Adele Procasca. 7:37 del mattino, buona domenica. Lo dicevamo, rimaniamo qui nella capitale perché oggi si chiude la 15ª edizione della Festa del Cinema di Roma, iniziata il 15 di ottobre, una fase un po' particolare, sicuramente un'edizione particolare viste le condizioni di quest'anno, un evento fortemente voluto e che si è riuscito a realizzare. Parallelamente alla Festa del Cinema si chiude anche la 18ª edizione di Alice nella città, una rassegna autonoma e parallela alla festa che porta avanti talenti giovani e che mira ai ragazzi, guarda ai ragazzi. Ce lo facciamo spiegare meglio però dai direttori artistici di Alice nella città, Fabio Bettini e Gianluca Gianelli, che sono con noi. Buongiorno, buona domenica. Grazie a voi per l'attenzione, grazie. Grazie mille. Eccovi qua. Allora, innanzitutto partiamo così da Gianluca, in barba a ogni carineria e galanteria. Che cos'è Alice nella città? Alice è un festival che affianca in maniera parallela e autonoma la Festa del Cinema di Roma, è la sua 18ª edizione. Il focus della ricerca cinematografica è legata alle opere prime, seconde e alla ricerca del talento, con un'attenzione speciale a tutti quei film che lavorano sulle tematiche legate all'adolescenza. Ci interessano quegli autori che, pur lavorando per il mondo adulto, spesso usano la lente dell'adolescenza per affrontare le tematiche del contemporaneo. Quindi spesso ci capita di ospitare grossi nomi del cinema che chiaramente hanno voglia di intercettare un pubblico nuovo. Certo. Fabia, veniamo da te. A proposito di adolescenti e di giovani, come ci ricordava Gianluca, con Alice nella città i ragazzi sono protagonisti su due fronti, sia nelle pellicole che poi in sala, è così? Sì, si rivolge ai più giovani, abbiamo i ragazzi delle scuole, ma abbiamo anche i ragazzi delle scuole di cinema, e siamo stati molto attenti, come diceva Gianluca, agli esordi e ai cortometraggi, tanto che ieri sera abbiamo fatto una serata insieme al Centro Sperimentale e al Campari Lab, e un concorso di cortometraggi che davvero ha dato dei risultati inaspettati, con dei talenti che saranno in esclusiva sulla piattaforma TeamVision in queste settimane. Quindi davvero un vivaio, mi viene da dire, sta diventando Alice negli ultimi anni. E a proposito poi di questi ragazzi, come ogni anno Alice nella città ha una propria giuria di ragazzi che partecipa a tutte quante le proiezioni della rassegna, che poi conferisce un premio. Questi ragazzi che poi guardano tutta una serie di film che sono nella selezione di Alice. Gianluca, torno da te. Quali sono poi questi film che quest'anno sono stati in programmazione ad Alice? Quest'anno è stata una selezione significativa. Abbiamo avuto 9 film all'interno dei 12 film di concorso. Abbiamo avuto 9 opere prime e seconde. Mai come quest'anno siamo stati veramente attenti a raccontare gli esordi e il talento nuovo. La vincita di Cachillionaire, il film di Miranda Julai, è sicuramente significativa di come il pubblico giovane è attento ai temi più complessi. Quindi non è vero che i ragazzi non capiscono il talento nuovo, e soprattutto film che chiedono un'intensità e un'attenzione diversa rispetto al pubblico. E in più c'è stato tantissimi film che sono stati legati appunto anche alle liste di Cannes, alla famosa
lista di presentazioni di Cannes, da slalom, Gagarin, che è un film che ha avuto un grandissimo successo, molta attenzione sui documentari del cinema italiano. Insomma, il bilancio è sicuramente positivo, il cinema internazionale è in salute. Quello su cui noi stiamo puntando e che abbiamo puntato è aprire nuovi spazi della città, come alla Nuvola, che per la prima volta ha aperto al cinema, uno spazio straordinariamente bello, internazionale, che ci ha permesso di ospitare nel suo auditorium tantissime, certo, tantissime opere. Ecco, prima di salutarci, torno un attimo da Fabia. Una curiosità: com'è stato quest'anno organizzare questo evento? Avevate la certezza di arrivare alla fine oppure no? Beh sì, c'è stata la certezza, noi insomma diciamo che abbiamo seguito giorno dopo giorno quelle che erano insomma le informazioni e le indicazioni che ci dava il comitato scientifico con cui ci siamo interfacciati assieme alla regione, assieme alle istituzioni in modo quotidiano. Abbiamo avuto dei protocolli molto stretti che non vanno soltanto dalla misurazione della temperatura ma dal tracciamento, che è fondamentale, il distanziamento nelle sale, però soprattutto il tracciamento per avere sempre la certezza di poter contattare tutti coloro che erano in sala con noi. Quindi è stata diciamo un'edizione molto complessa e molto faticosa, con le prenotazioni, le liste. Nonostante questo però siamo riusciti con responsabilità, grazie davvero a tutti quelli che hanno partecipato, quindi ai distributori, ai produttori, al pubblico, ai ragazzi, a creare un clima anche se diciamo a volte anche simbolico, perché a volte non abbiamo riempito le sale così come siamo abituati, certo, chiaramente a riempire, quindi abbiamo cercato di fare delle proiezioni al pubblico ridotto, ma simbolicamente è stato comunque importante, certo. Abbiamo tenuto accesa una luce e siamo stati accanto ai film in distribuzione che sono in uscita, e questo ci è sembrato particolarmente importante, come ad esempio Shadows, ma anche Gagarin, che è di prossima uscita con Officine Ubu e che ha avuto tante segnalazioni da noi. Insomma, è stato un anno difficile, forse pionieristico, ma importante, certo, dall'alto valore simbolico. Molto bello, viva la festa del cinema di Roma, viva Alice nella città, grazie a Fabia Bettini e a Gianluca Giannelli per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie a voi. Adesso io non voglio fare il solito discorso che faccio io, però sapete quanto ci piace raccontare belle storie, storie di giovani, storie di successo. Allora abbiamo con noi Lisa e Veronica, che sono due ragazze che hanno reinterpretato dei lavori, possiamo dire classici, dei lavori vecchi, reinterpretati però in chiave giovanile. Le saluto, che ci spiegheranno loro meglio in dettaglio cosa fanno. Lisa Ercolanetti, 23 anni, gestisce con il fratello un frantoio in Umbria. Lisa, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. E con noi allora, c'è anche noi Veronica. Aspetta, saluto anche Veronica perché le vostre storie sono interessanti. Veronica invece ha 24 anni, realizza scarpe. Veronica, buongiorno, benvenuta. Oh, buongiorno. Ah, allora qui ci sarà da parlare, eh? Realizza scarpe, io e la mia amica Carrie Bradshaw ne sappiamo qualche cosa. Allora torno da Lisa un attimo, perché noi ci troviamo in Umbria, giusto? A Bettona, 12 chilometri da Assisi, grosso modo. Tra l'altro proprio ieri si è aperta la manifestazione Frantoi Aperti. Tu insieme a tuo fratello gestisci un frantoio. Sì, cioè abbiamo... quindi fate l'olio d'oliva. Sì, l'olio extravergine d'oliva, e lo abbiamo aperto giusto il 4 ottobre, inaugurato qui a Bettona, una struttura nuova con tutto il materiale innovativi, e quindi ecco l'innovazione sul design, abbiamo nuove proiezioni, certo, per questo nuovo frantoio. Senti Lisa, tu hai 23 anni, questo frantoio è così una tradizione che va avanti anche dai vostri genitori, dai vostri nonni, è qualcosa che appartiene alla tua famiglia oppure la vostra, quella tua, di tuo fratello, è stata così un'idea di buttarvi in questo mondo perché vi piaceva e avete cominciato voi? No, abbiamo proprio iniziato noi, cioè abbiamo tramandazioni che nel senso che coglievano sempre l'oliva, è stata sempre una tradizione la raccolta, però proprio del frantoio abbiamo avuto la nostra idea di buttarci e provare. Sicuramente un coraggio non da poco. Veronica, vengo da te, diciamo... scelte importanti, tu hai 24 anni, realizzate scarpe Trilly Shoes con il tacco telescopico, ci spiegherai anche di che cosa si tratta. Tu hai studiato marketing e moda anche all'estero, sì, e poi hai deciso di tornare in Italia però. Sì, assolutamente, io ho iniziato diciamo il mio percorso, io in realtà ho un background proprio in questo settore perché la mia famiglia è una famiglia di artigiani
di commercianti di abbigliamento in pelle, quindi diciamo che ho acquisito anche molto da loro tutto quello che è il Made in Italy e i valori del nostro paese. Poi ho studiato marketing comunicazione di moda all'Accademia di Costume e Moda e poi mi sono trasferita a Londra e ho lavorato nel settore delle scarpe lì, proprio in centro a Carnaby Street, in un negozio super super particolare di scarpe. Mm-hmm. Ma Veronica, allora questi lavori legati così all'artigianato sono lavori che immagino non abbiano orari, quindi non lo so, tu hai 24 anni e ci saranno molti tuoi amici, qualcuno che studia naturalmente, qualcuno che fa lavori più classici, lavori magari da ufficio, lavori che hanno degli orari. Insomma, per te la vita è un po' più difficile, hai anche magari delle responsabilità in più, o no? Sì, diciamo che le responsabilità me le sono volute creare io, perché il percorso tradizionale non mi entusiasmava, non mi appassionava, come magari quando mi trovavo in negozio a fare comunque dei lavori molto pratici, molto anche curiosi e dinamici. A un certo punto mi sono resa conto che questo genere di occupazione non faceva tanto per me. E quindi ti sei messa in proprio inventando questa Trilly Shoes, giusto? Ci spieghi, perché lo scopo dell'intervista era capire che cos'è questo tacco telescopico. Assolutamente. Veronica, che cos'è? Sì, poi torniamo da Lisa, vai. Abbiamo, con il mio team, abbiamo brevettato e creato la prima scarpa con tacco estensibile. Quindi in sostanza risolve il problema per la donna di doversi portare il secondo paio di scarpe di ricambio. Meraviglia. Quindi indossare i tacchi è molto doloroso, con la nostra scarpa il tacco ha 3 altezze in un unico dispositivo e la donna con un semplice clic può scegliere se alzarlo o abbassarlo in posizione media, alta o minima. Meraviglia, sei la salvatrice di tutte noi. Bello, assolutamente bello. Quindi lavori di una volta. Grazie. Ma con una buona dose di così di novità, di invenzione, di innovazione. Lisa, in 30 secondi, un flash, cosa dici a chi dice ma i giovani non hanno voglia di lavorare, ma si parla tanto dell'estero, vanno via, in Italia non ci sono opportunità? Che messaggio vuoi dare a quelli un po' più grandi? Allora, l'importante è impegnarsi e avere passione su quello che si fa. Quando si ha la passione, si ha tutto. Bene, insomma, mi sembra una buona sintesi, no? Speriamo che sia un esempio per tanti ragazzi che hanno la vostra età. Lo ricordiamo, Lisa ne ha 23, Veronica ne ha 24. In bocca al lupo allora per le vostre esperienze. Viva il lupo, grazie. Crepi. Allora, sono andato a cercare tra l'altro le fotografie di questo tacco estensibile, davvero interessante, e soprattutto poi pensavo, aprire un frantoio, cioè prendersi responsabilità come quelle di queste due ragazze, è davvero una scelta non da poco, quindi complimenti. Assolutamente sì, sono le 7.59, quasi il momento delle notizie del giornale orario con Giovanni Perria, tra poco continuano le interviste di Non Stop News, ci collegheremo con il direttore della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, sulle anticipazioni del DPCM. Restate qui in Non Stop News. Lì è il momento dell'almanacco del giorno. Oggi 25 di ottobre, il calendario ricorda San Gaudenzio e San Miniato. Buon compleanno a Katy Perry, sono 36 anni per lei, 23 anni invece per il calciatore, anche della nazionale di calcio, Federico Chiesa. Frase di oggi: l'energia e la persistenza conquistano tutte le cose. Benjamin Franklin. Molto bene, sono le 8 e 10 minuti in questo momento, lo stiamo raccontando da stamattina anche nel giornale orario, nei notiziari di RTL 102.5. C'è stata una vera e propria battaglia nella notte sul nuovo DPCM, scontro con le regioni. Si va, sembra, verso la chiusura alle 18 di bar e ristoranti, sugli spostamenti, insomma ci saranno dei cambiamenti. Ne vogliamo parlare, vogliamo fare un focus proprio sui pubblici esercizi, su bar, ristoranti e non solo. Ne parliamo con Lino Stoppani, che è il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, è collegato con noi. Presidente, buongiorno e grazie. Buongiorno, buona domenica e grazie per l'ospitalità. Buongiorno, allora non solo il limite orario, quindi l'obbligo ipotetico a questo punto ancora di chiusura alle 18 di bar e ristoranti, ma si discute anche di una possibile chiusura totale la domenica. Allora, tutte queste misure, in attesa naturalmente che siano confermate, perché questo va detto, non sono ancora ufficiali, vedremo nelle prossime ore, che cosa rappresenterebbero per la categoria che lei, scusi la ripetizione, rappresenta?
Certamente aggiungono disgrazie ad un settore che soffre una crisi spaventosa con dei danni già contati di ordine ciclopico, e questo sarebbe assolutamente il colpo di grazia. Però mi consenta di due riflessioni. Io non entro nel merito dei provvedimenti dal punto di vista sanitario, non ho le competenze o altre responsabilità, anche se insomma quella che è la dimostrazione dell'efficacia dei provvedimenti di chiusura e la connessione che esiste tra ristoranti aperti o aumenti di contagi, mi sembra che questa connessione non esista, e comunque mi dovrebbero anche spiegare i diversi rischi che esistono tra un ristorante che apre con 50-100 posti, che osserva i protocolli sanitari che ci hanno imposti severi e rigorosamente impegnativi, e un'industria che occupa contemporaneamente migliaia di persone. E ci ho precisato però il dovere di comunicare le disgrazie economiche e sociali che questi provvedimenti trasferiscono su un settore strategico per l'economia di questo paese. Dal punto di vista economico ho detto insomma che prima di questa ulteriore limitazione il settore ha già perso 24 miliardi di fatturato rispetto agli 86 complessivi, rischia di perdere 300.000 occupati su 1 milione di occupati circa, rischia di perdere migliaia di imprese, insomma stimiamo e temiamo di perdere 50.000 imprese su complessive 300.000 imprenditori del nostro settore. Oltre a due aspetti di natura sociale che hanno poi anche un valore economico, uno è collegato a quella che è un problema di tenuta sociale, di coesione sociale di questo paese, perché i pubblici esercizi e i negozi vicinati sono la rete distributiva della socialità, che ha un grandissimo valore perché rafforza quelli che sono gli elementi della coesione per fare una società migliore. Mi chiudi questi presidi anche di socialità, insomma c'è anche un problema collegato, connesso, che evidentemente ha un gravissimo problema, riscontro anche di natura economica, e poi il rischio di infiltrazioni malavitose. Per cui, indipendentemente poi dalle motivazioni di questi provvedimenti, quello che noi chiediamo è che vengano messi in atto contemporaneamente alle DPCM, le ordinanze di limitazione di chiusura, anche adeguate misure di compensazione che devono essere tempestive ed efficaci, altrimenti insomma si rischia di ripartire con migliaia di imprese. Ad esempio, Stoppani, possiamo ipotizzare magari, non so, potete pensare di chiedere una sospensione dei pagamenti, delle tasse, magari un aiuto sugli affitti che magari bar e ristorante devono comunque pagare? Beh, devo dire che noi in questi giorni abbiamo una interlocuzione con il governo su questi passaggi. Giovedì scorso ci aveva ricevuto il Premier Conte, in questi giorni si parlano con i ministri competenti. Noi abbiamo chiesto tre tipi di interventi: interventi con un'efficacia immediata, interventi di medio periodo e interventi di lungo periodo. Molto brevemente, gli interventi con efficacia immediata sono i ristori economici delle imprese che sono state costrette a chiudere, ripristinando quanto era già stato previsto con il decreto legge rilancio, eliminando il limite dei 5 milioni di fatturato per la possibilità di accedere a questi ristori. Crediti d'imposta sulle locazioni commerciali, sugli affitti d'azienda per il trimestre ottobre, novembre e dicembre. Il prolungamento della cassa integrazione per i nostri dipendenti e differimenti delle scadenze fiscali, contributive e di altra natura contrattuale. Ok, quindi queste sono le misure che la FIPE auspica, diciamo, per superare purtroppo anche questo scoglio. Stoppani, la dobbiamo salutare, ma sicuramente ci risentiremo presto perché continueremo a seguire gli sviluppi. Grazie, buon lavoro e buona domenica. Grazie a voi, grazie, buona domenica anche a voi. Come anticipato, torniamo ad occuparci un po' della situazione del Covid negli ospedali, la pressione nei pronto soccorso d'Italia, e lo facciamo insieme ad Andrea Bottega, che è segretario del sindacato NURSIND, che si occupa delle professioni infermieristiche. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e buona domenica. Allora, partiamo dalle immagini che ci sono delle ambulanze, delle file, penso ai drive-in, ma non solo, ai pronto soccorso agli ospedali. Tra alcune proposte di cui si sta parlando in queste ore c'è quella di effettuare tamponi solamente ai sintomatici. È una soluzione che effettivamente risolverebbe almeno alcuni ritardi, alcune file, oppure no? Sì, dal punto di vista organizzativo risolverebbe delle questioni importanti, come quella principale, la carenza di organico e quindi di personale
attualmente disponibile per fare i tamponi. Tuttavia si lascerebbero liberi tutti quelli che non sono sintomatici, però nello stesso tempo possono contagiare altre persone che possono diventare sintomatiche e via dicendo. Quindi forse una sorta di quasi libera tutti, però è una presa di coscienza di un dato di fatto, cioè che non abbiamo le risorse umane sufficienti per testare ampiamente la popolazione. Quindi manca il personale, questa è la sua denuncia. Bottica, oggi sui giornali leggiamo quello che viene ribattezzato un nuovo assalto agli ospedali, leggiamo su Repubblica pazienti parcheggiati 8 ore in ambulanza, quindi queste lunghe attese. Innanzitutto le chiedo se risulta anche a lei, evidentemente, e che cosa succede quando i pazienti sono in attesa di un ricovero in pronto soccorso, addirittura sulle ambulanze, che situazione è? Sì, in alcune realtà sta succedendo questo, perché ovviamente quando il bisogno di salute sono in qualche modo superiori alle capacità di risposta del sistema, si formano le code, siano esse nei drive-in, negli ambulatori per tamponi, nel pronto soccorso degli ospedali, ma anche nei ricoveri. Ripeto, attualmente non siamo in sofferenza dal punto di vista delle terapie intensive, quindi della fase più acuta, ma siamo in sofferenza per quanto riguarda i ricoveri nei cosiddetti reparti Covid. Molto probabilmente più avanti vedremo l'aumentare dei posti letto in terapia intensiva, tuttavia lì attualmente c'è il collo di bottiglia. Certo. Che le strutture sanitarie avevano aperto nei mesi di marzo e aprile i reparti Covid, poi sembrava tutto stesse scemando e quindi avevano richiusi e riaperte le attività ordinarie, ma il personale è sempre lo stesso che si sposta da una parte e dall'altra, per cui oggi ci stiamo domandando: siamo ancora in grado di chiudere le attività ordinarie? Qualche struttura sta già chiudendo i ricoveri programmati, tralasciando tuttavia dei bisogni di salute. Certo. Anch'essi importanti, non si morirà di Covid, però si può morire del ritardo di cure per altre patologie. In un flash, quindi, pochissimi secondi, mi perdoni, le code che vediamo davanti, insomma, nei pronto soccorso italiani, in alcuni, sono dovute al fatto che molti di noi non rispettano l'indicazione, ad esempio, di rivolgersi al medico di base e non correre in ospedale, oppure la situazione si sta davvero mettendo così male? Tutte e due le cose. Allora, il sistema, il fronte principale, che è quello della medicina territoriale, ha dimostrato di non reggere. E quindi le persone, anziché trovare andare direttamente dal medico curante, vanno in pronto soccorso e intasano anche con codici bianchi. Certo. O verdi, quindi di bassa. Però sta anche aumentando il numero di quelli che devono andare a farsi controllare per il tampone. Assolutamente. Bene, bene. Grazie al nostro ospite Andrea Bottega, segretario del sindacato NURSIND delle professioni infermieristiche. Buona giornata. Buona giornata a voi. E allora, prima di parlare di sport, siamo arrivati alla tappa finale del Giro d'Italia di ciclismo. Ve la stiamo raccontando qui su RTL 102.5, un'ultima cronometro individuale di 15 km che da Cernusco sul Naviglio porterà in Piazza Duomo a Milano. E anche oggi Autostrade per l'Italia, Polizia Stradale premieranno gli eroi della sicurezza. Sarà premiato da Polizia di Stato un operatore di Autostrade per l'Italia per aver bloccato un mezzo in fiamme prima che esplodesse, per aver salvato così la vita a migliaia di persone. Autostrade per l'Italia premierà invece un agente di polizia che, pur essendo fuori servizio, pensate, è riuscito a sedare una rissa tra automobilisti sull'autostrada A4. Sono due eroi normali che ogni giorno vigilano sulle nostre strade e ci fanno viaggiare in sicurezza. E le cui storie meritano di essere raccontate e soprattutto premiate. Dicevamo del weekend di sport, weekend di motori, parliamo intanto di Formula 1. Oggi alle 14.10 il Gran Premio del Portogallo è con noi, come ogni domenica, purtroppo per lui, Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1. Buongiorno Carlo. Ma come purtroppo? Io lo farei pagare per venire qua in diretta con noi, ma scusami. È un onore. Poi col cambio colora finalmente ho dormito un'ora in più. Ecco, oggi c'è questo lusso. Sì. Almeno questa domenica, Carlo, non ti abbiamo buttato giù da lei. Allora, senti, come in realtà stiamo facendo ormai da mesi, apriamo le nostre chiacchierate con la situazione Ferrari. Sembra andare un po' meglio con Leclerc.
Sì, con Leclerc conferma il quarto posto che aveva conquistato in qualifica già l'ultimo Gran Premio in Germania. Poi dopo abbiamo visto in gara che una Ferrari che ha sofferto, e quindi anche Leclerc ha dovuto lottare per portare a casa comunque quello che è stato lì un grande risultato. Questa volta sembra poter far qualcosa in più in gara, intanto perché si è qualificato per il via della gara con la stessa gomma che utilizzeranno i due piloti della Mercedes, e questo credo che non avveniva da tempo immemore ormai, e questo dà un segnale che la Ferrari è migliorata sicuramente tanto in qualifica. Dall'altra parte abbiamo visto delle simulazioni di passo gara durante le prove libere, anche lì una Ferrari, la miglior Ferrari dell'anno. Adesso aspettiamo in gara che quanto di buono visto nelle prove libere venga confermato, quindi la bontà degli sviluppi importanti che sono stati portati nel corso di questo weekend possono effettivamente dare la possibilità a Leclerc di lottare, certo, non solo per quel quarto posto ma anche per il podio, e chissà, magari anche qualcosa in più, lo vedremo, lo scopriremo. Bisogna capire qual è il reale valore della macchina, perché parte invece hai Sebastian Vettel che sembra ormai aver chiuso il suo rapporto con Ferrari, sembra non aver più motivazioni, che è quindicesimo, quindi quanto Leclerc guida sopra la qualità di questa macchina e quanto invece Vettel dà la misura effettiva di questa macchina. Sono un po' due facce da capire e interpretare, però di positivo c'è una Ferrari che sembra finalmente aver trovato la strada giusta ed è molto importante soprattutto in ottica 2021. Carlo, chiudiamo ricordando gli orari, le coordinate di questa gara, e ricordando anche che la partenza sarà in diretta su RTL 125 in contemporanea con Sky Sport Formula 1. Assolutamente, alle 14.10 il via del Gran Premio, da non perdere, perché secondo me sarà estremamente divertente, con Verstappen in zona, con Hamilton che ieri ha veramente fatto un capolavoro, guida la macchina migliore ma la guida alla grandissima, è una pista fantastica, io credo una delle più belle che ha debuttato nella storia del Mondiale di Formula 1, e per quest'anno se la gioca col Mugello, tutto in attesa della rientrante Imola prossima settimana con il Gran Premio lì su una pista che ha fatto nel bene e purtroppo nel male con la scomparsa di Ratzenberger, Ayrton Senna, la storia della Formula 1. Però io credo che queste tre piste si giocheranno la palma dell'Oscar della stagione 2020 come le più belle piste di quest'annata, purtroppo anche molto complicato. E allora grazie a Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1, ci sentiamo oggi dopo le 2. Ciao, buona Formula 1 a tutti. Grazie, non rallentiamo neanche un secondo, subito dall'inviato speciale, sì, per il moto mondiale. Max Biaggi, buongiorno, si corre ancora ad Aragon oggi, buongiorno Max, sì, ben trovato. Sì, buongiorno a tutti, sì, si corre ad Aragon oggi, ma mi dicono che le temperature sono migliori, dunque ci aspettiamo che anche i piloti possono avere una gara, come dire, un po' più divertente rispetto a quella passata. Bene, Max, allora, pole position di Nagakami, una sorpresa per qualcuno oppure è un talento che forse era destinato a esplodere? No, ma è una sorpresa un po' per tutti, perché comunque Nagakami è un po' che girava all'intorno in quelle posizioni, ma diciamo che è il primo giapponese che torna in pole dopo, credo, 15 anni, l'ultima volta che un giapponese nella classe regina sembra che era Tamada, centrasse la pole position. Beh, devo dire che guida anche molto bene, perché ieri oltre al giro singolo ha fatto anche un bel passo di gara. Vediamo, gli italiani sono molto indietro, perché addirittura 17esimo, 18esimo Petrucci con Dovizioso, certo, però Morbidelli è lì secondo a pochi millesimi di secondo. Ecco, dicevi di Dovizioso, 17esimo, che poi ieri così a caldo ha detto con questa velocità non si può per nessuna ragione pensare al titolo, è così? Ma io non so se c'è, sicuramente ci deve essere qualche problema oggettivo, nel senso, perché se non è spiegabile che di colpo in questi due Gran Premi le due gare sono scivolate tutte in posizioni dopo la decima almeno posizione, tutti fanno molta fatica. Non so se gli altri hanno migliorato o magari su quel tipo di tracciato sono proprio in difficoltà. È brutto perché insomma averli lì davanti un italiano che si gioca il titolo, perché Dovizioso può ancora lottare per vincere, anche certo, Morbidelli, certo. È un campionato un po' strano. Senti, il tuo Maxi Racing Team? Beh, noi sono un po', come dire, dispiaciuto, perché molti Gran Premi Romano Fenati il venerdì e il sabato prove libere è sempre nei migliori 3-4, poi quando arriva il momento della qualifica
questa Moto3 complicata, basta una scia, cioè prendere la scia di quello davanti, che anche quelli che normalmente sono più lenti di lui passano davanti. Purtroppo partirà 13esimo e Lopez invece 22esimo, dunque partono indietro. Speriamo che sia una gara un po' più lenta del solito e che Romano possa risalire le posizioni, che poi che lui ce l'ha il passo di gara, dunque mi aspetto di vederlo più avanti possibile. E allora in bocca al lupo anche a questi ragazzi, oggi alle 13 la partenza sul circuito di Aragon di MotoGP, grazie al nostro inviato speciale Max Biaggi. Grazie, buona a voi, domenica. Guardatelo, mi raccomando. Ciao Max, grazie. Altro appuntamento da non perdere, questa sera 20:35 sulla 7, nuova puntata di Non è l'Arena, abbiamo con noi Massimo Giletti per le anticipazioni. Massimo, buongiorno. Ciao Luigi, buongiorno. Beh, insomma, è chiaro che quello che sta succedendo nel paese, pur se gestito dall'estrema destra e a Roma e dalla Camorra probabilmente a Napoli, però chi pensa da solo questa visione è miope. È miope, c'è un paese che è di fronte a delle chiusure che io ritengo veramente assurde, sta alla canna del gas. Forse non si è capito quello che si sta vivendo. Guardate le lacrime di ristoratori, di persone che danno tutto per guadagnarsi, per arrivare a fine mese, sono destinate a sparire se si chiude ancora un'altra volta. Massimo, questo è il punto vero. Massimo Giletti, avrai, immagino, la voce di commercianti, di ristoratori questa sera? No, ma guarda, qui io sono veramente arrabbiato. Sono arrabbiato perché i numeri dovrebbero essere valutati per quelli che sono. È ora che anche chi sta in televisione, chi ha un ruolo non governativo tra virgolette, ma prenda posizione. C'è un intero paese che ha dato tutto in quei tre mesi, ma ha dato tutto quello che aveva nella propria conto corrente. Oggi per andare avanti devi lavorare, bisogna insistere, bisogna tenere duro, colpire, sanzionare chi non rispetta le regole, ma l'ennesima chiusura a mio avviso sarebbe mortale. Senti, tra i tuoi ospiti questa sera chi ci sarà in studio o collegato? Guarda, noi andiamo in pronta questa sera, sto cercando, penso di cambiare molto la puntata e quindi vedremo quello, la vedremo, avrò una puntata da vedere. Certamente c'è anche una parte dedicata, la certezza ce l'ho, racconteremo un caso di mafia intorno al quale c'è un grande mistero, era l'uomo che doveva portare i carabinieri, gli uomini del Ross, a catturare Provenzano e venne incredibilmente non seguito, non è andato. È ucciso. Da non perdere allora questa sera 20:35 sulla 7, Non è l'Arena, Massimo Giletti, buona domenica. A voi. Questi sono i Millennium che ci permettono di affrontare la domenica mattina come si deve. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, 1984, a chiudere il nostro news di questa domenica a Roma. Grazie a Pier Vincenzo Vitiello e a Luigi Santarelli. Grazie a voi ragazzi, non stop news torna domattina alle 6, noi ci risentiamo venerdì, adesso l'indignato speciale 02 25 15 15. Grazie ai nostri registi a Milano, a Pio Ingenio, a Fabio Romano, c'è il giornale orario con Giovanni Perria, come detto l'indignato speciale, ci sono anche i messaggi 378 378 1025, restate su RTL 1025. Non stop news, a cura della redazione giornalistica di RTL 1025, direttore responsabile Luigi Tornari.